Sì, grazie, graziare particolarmente Florindo Rubettino, ma nel suo nome ringrazio tutta la Rubettino, gli amici Luigi, Antonio, Maria e tanti amici della Rubettino con i quali da anni ormai c'è un rapporto consolidato, e vengo subito al tema. Anticipando una cosa, io essenzialmente proverò a seguire questa traccia che enuncio all'inizio, poi mi sforzo nei 40 minuti che mi sono stati assegnati di condensare. Intanto partirei e partirò dai diversi modelli del viaggio. Cioè, quali erano i modelli che un uomo, un pellegrino del Medioevo, un monaco del Medioevo aveva dinanzi a sé nel momento in cui cominciava a intraprendere un viaggio? E i modelli sostanzialmente, come vedremo, erano due: i veri e propri viaggi dell'anima, cioè il viaggio non reale, ma i viaggi dello spirito, i viaggi immaginari, e poi una serie di modelli di viaggio reale. Questa è la prima tappa del percorso. La seconda, più breve, e due note di contesto sulla Calabria del Medioevo e sulle presenze della Calabria del Medioevo. Il terzo momento si incentrerà su un caso che non definisco esemplare, perché esemplare in realtà non lo è, ma su un caso importante, anche curioso, una presenza di monaci stranieri in Calabria, di viaggi diversi tra l'uno e l'altro. Infine chiuderei con un'appendice post-medievale che in qualche modo ci ricollegherà a uno dei modelli che presenterò, il viaggio missionario dei gesuiti, del quale, come credo molti di voi sapranno, si è occupato tra gli altri, recentemente lo ha fatto Adriano Prosperi in un bel libro intitolato Tribunale della Coscienza, ma prima di Prosperi lo aveva fatto Ernesto De Martino, il grande antropologo, e in La Terra del Rimorso e in un breve scritto sul rapporto tra etnologia e cultura religiosa. Quindi comincio a presentare questi modelli. E allora, guardate, fondamentalmente, vi dicevo prima, un pellegrino, un monaco del Medioevo aveva davanti questi due modelli. Intanto questo modello mistico, immaginario, di tipo spirituale. Il modello fondamentale era Origene, e in particolare le omelie sui numeri che Origene scrive, e che per Origene costituiscono un modello per collegare Nuovo, Vecchio e Nuovo Testamento. Origene traduce le 42 tappe dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, della liberazione degli ebrei dall'Egitto, nei 42 momenti della discendenza di Gesù, di cui parla Matteo, come sapete, nell'esordio del suo Vangelo. Questo gli serve fondamentalmente per dire due cose. La prima è che l'incarnazione di Cristo è una vera e propria discesa, un percorso che Cristo fa. La seconda, importante, che l'intera storia dell'umanità va letta come storia della salvezza, che comincia ovviamente dalla creazione, si chiude nel giudizio finale, ma ha due tappe intermedie fondamentali. La prima è quella dell'Esodo, la seconda tappa è appunto quella dell'incarnazione di Gesù. Ed è il primo importante modello di viaggio immaginario, di viaggio dell'anima. La cosa importante è che poi intorno a queste omelie sui numeri di Origene sia stato prodotto abbondantissimo altro materiale, che addirittura si esegetico, che addirittura si è spinto oltre i confini del Medioevo. Secondo modello notissimo, ed è l'itinerario Momentis in Deum di Bonaventura da Bagnoregio. Ecco, allora, questi itinerari spirituali, questi itinerari mistici, sono costruiti come veri e propri itinerari di pellegrinaggio dell'anima, dell'anima che si avvia a cominciare da un gradino più basso fino ad elevarsi successivamente alla visione beatifica di Dio. L'itinerario di Bonaventura ha fondamentalmente tre tappe. Non a caso Bonaventura comincia da quello che definisce il grado esteriore. Il grado esteriore è quello della
intuizione della visione dei corpi materiali e degli oggetti materiali, ma degli oggetti materiali ovviamente non per se stessi, ma in quanto ciascun oggetto, ciascun corpo reca in sé l'impronta e la traccia di Dio. Dagli oggetti materiali ci si eleva agli oggetti spirituali, dal grado esteriore ci si trasferisce nel grado interiore, cioè l'anima deve in qualche modo ritornare in se stessa, e l'anima deve ritornare in se stessa perché l'anima è immagine della Trinità. Vorrei qui aggiungere che è evidente come in Bonaventura ci sia in questo caso una precisa traccia agostiniana, la traccia agostiniana che Bonaventura desume appunto dal De Trinitate di Sant'Agostino. Sant'Agostino nel De Trinitate non a caso dice che nell'uomo è possibile trovare l'immagine della Trinità divina, che Sant'Agostino esemplifica tramite tre facoltà dell'animo umano: memoria, intelligenza e volontà. Bonaventura non riprende la triade agostiniana di memoria, intelligenza e volontà, ma in maniera molto chiara dice come gli elementi spirituali dell'uomo, l'animo umano, non siano altro che il riflesso, l'immagine di Dio. Infine l'ultimo grado, quello che Bonaventura definisce il grado eterno, cioè l'elevazione dell'anima a Dio. Io qua aprirei una brevissima parentesi per dire, ecco, ma vorrei evitare l'equivoco di far pensare che queste posizioni cristiane siano un riflesso di precedenti posizioni pagane, ma sicuramente c'è una forte influenza in tutte queste posizioni della filosofia platonica e neoplatonica. Non è un caso che forse il viaggio dell'anima più famoso dell'antichità sia quello che Platone descrive nel Fedro. È l'anima che si smarrisce, che va nell'iperuranio, che contempla le essenze, che poi ritorna nel corpo, eccetera. Il modello è quello. Terzo elemento, terzo modello di viaggio dell'anima spirituale, la scala claustralium. Il termine scala claustralium è un termine che noi troviamo in un autore del 1200, Guigo II, ma in realtà dire scala claustralium o scala paradisi è in qualche modo dire la stessa cosa. Cioè a Dio ci si arriva attraverso una scala. Il modello lontano è quello, è l'episodio biblico della scala di Giacobbe, ovviamente. A Dio ci si arriva attraverso una scala, anche questa articolata per gradi, che il monaco deve percorrere. E Guigo, nella scala claustralium, dice che i momenti di tale scala sono quattro: lectio, oratio, meditatio e contemplatio. Cioè si parte ancora una volta da un gradino materiale, ma materiale che è materiale e spirituale assieme, cioè la lettura delle sacre scritture. Da lì comincia per l'uomo di fede il cammino della preghiera. Su questo testo, su questi testi, si inserisce, si innesta la meditazione spirituale, quella che viene spesso paragonata nei testi monastici medievali a un'autentica ruminazione, cioè una sorta di lenta digestione, e non è un caso che si usi spesso l'immagine del cibo. Le letture sono un cibo spirituale per l'anima, così come gli alimenti sono un cibo materiale per il corpo, quindi è una meditazione che è ruminazione interiore della scrittura, per elevarsi appunto infine alla contemplatio, cioè alla visione beatifica di Dio. Questi sono proprio, ecco, se noi dovessimo prendere il termine viaggi dell'anima alla lettera, i viaggi dell'anima sono questi, non gli altri di cui parlerò ora, perché sono viaggi proprio in cui l'anima dentro di sé compie questo percorso. Lo fa a partire dagli elementi sensibili, ma in quanto gli elementi sensibili riflettono l'immagine di Dio, in essi è conservata l'immagine di Dio, ma per sollevarsi dalla sensibilità, dal sensibile all'intellegibile, dal sensibile alla visione beatifica di Dio. Primo modello. Secondo modello, dicevo, i viaggi reali. È evidente che per un cristiano, e poi alla fine della presentazione di questi modelli proverò a proporre una breve riflessione
conclusiva sui due modelli. È evidente che per un cristiano i due grandi modelli sono i due modelli scritturistici, e cioè da una parte il modello dell'Esodo, la liberazione degli ebrei dall'Egitto, dall'altro il modello dei viaggi missionari di San Paolo, dei quattro viaggi missionari di San Paolo, e non potrebbe essere diversamente. Qui voglio ricordare che il quarto viaggio, anche se l'esegesi paolina è perplessa se interpretare il quarto come un autentico viaggio, poiché Paolo, come sapete, era prigioniero, era arrestato. I primi tre sono viaggi missionari attraverso i quali Paolo si reca presso i Galati, presso i Filippesi, presso i Tessalonicesi, eccetera, eccetera. Ma vorrei ricordare che il quarto viaggio, tra l'altro, è il viaggio che Paolo compie verso Roma, ma con il quale tocca la Calabria, tocca Reggio Calabria. Quindi in qualche modo questo modello della tarda antichità è fondante per quel che riguarda la presenza di santi, monaci e pellegrini, come dicevamo, in territorio calabrese. Secondo modello importante, i cosiddetti itinera gerosolimitana, cioè gli itinerari verso Gerusalemme. Gli itinerari verso Gerusalemme hanno una storia importante. Hanno una storia importante perché, pensate, cominciano sin dal IV secolo d.C., sin dal 300, cominciano con un testo famoso, il cosiddetto itinerario burdigalense, cioè l'itinerario che questo pellegrino compie da Bordeaux fino a Gerusalemme alla ricerca e alla scoperta dei luoghi della vita e della passione di Gesù. Non è l'unico itinerario, ce ne sono tantissimi e non mi ci soffermo, ma almeno uno voglio richiamarlo, perché in questo caso non si tratta di un viaggio reale, ma di un viaggio che è presentato come reale, ma che probabilmente non è mai stato compiuto, non è stato compiuto nei termini in cui l'estensore dello scritto lo presenta, e mi riferisco al famoso voyage di Carlo Magno a Gerusalemme. Il viaggio di Carlo Magno a Gerusalemme, che appunto rientra in questa grande storia degli itinerari gerosolimitani, è un viaggio che Carlo Magno compie sostanzialmente alla ricerca delle reliquie della passione di Gesù e alla ricerca delle reliquie della croce, delle reliquie del chiodo. Reliquie che poi si trasferiranno da Gerusalemme in Francia, tra l'altro andando a formare il grande, gigantesco reliquiario della Francia cristiana nella chiesa di Saint-Denis. Terzo modello, famosissimo, la cosiddetta peregrinatio pro Cristo. Della peregrinatio pro Cristo noi abbiamo una documentazione importante, che questo breve testo ripubblicato da Sellerio in edizione italiana, la navigazione di San Brandano. Vedete, la particolarità della peregrinatio pro Cristo e delle varie peregrinationes pro Cristo è una: intanto viene eletto e viene identificato come deserto non la terra, non le foreste. Voi sapete che nel Medioevo l'autentico deserto non è il deserto brullo, arido, eccetera, ma per i monaci del Medioevo il deserto coincide con la foresta. Per i monaci irlandesi il deserto coincide con il mare. E la peregrinatio pro Cristo non è altro che un imbarcarsi appunto su una nave, su una piccola imbarcazione, e lasciarsi andare in balia delle onde, uno smarrirsi tra le onde, perché viene detto nel Navigatio Sancti Brendani, viene detto a chiare lettere, tanto il timoniere è Dio. È Dio che ci fa da guida. Quindi, nonostante tutte le peripezie, nonostante i mostri, una balena enorme, i mostri con i quali San Brandano deve misurarsi, alla fine il viaggio ha comunque un esito e una conclusione felice, perché il viaggio di San Brandano approda alla terra dei Beati. C'è da dire che la conclusione in qualche modo reale di questi viaggi, di queste peregrinazioni, era quella delle isole nelle quali i monaci irlandesi facevano sorgere i monasteri. Quindi i modelli erano fondamentalmente questi due, poi variamente articolati e articolabili. Ovviamente non ci deve sfuggire che, se questo è possibile, è perché c'è un'idea di fondo che appartiene a monaci, pellegrini e santi, cioè l'idea
che il cristiano vive in terra d'esilio, quindi il cristiano è comunque in cammino, il cristiano è comunque in viaggio, perché il cristiano anela a una patria celeste che non è la patria di qua giù, ma è la patria di lassù, per raggiungere la quale deve compiere un cammino, che è un cammino spirituale, che alcune volte può farsi e può diventare cammino reale. Il cammino alla ricerca delle reliquie, il cammino alla scoperta di Gerusalemme e dei luoghi della vita e della morte di Gesù è un cammino reale, ma è un cammino reale che il cristiano compie in quanto esule su questa terra. E nel monachesimo c'è una immagine importante che ritroveremo, che si ritrova per esempio nelle lettere di San Bruno, che San Bruno scrive in Calabria, che è quella della fuga mondi. Il monaco fugge dal mondo per eleggere, si dice in una di queste lettere, un porto quieto, un porto sicuro, un porto ben riparato, che viene identificato con il Paradisus Claustri. Il chiostro viene paragonato al paradiso, ma al paradiso si approda dopo aver compiuto la fuga mondi. E la fuga mondi è un dato stabile, perché vuol dire non solo fuggire dal mondo nel senso di separarsi, di allontanarsi dagli altri uomini, ma di separarsi dalle passioni del mondo, di far tacere non solo i rumori reali, ma anche i rumori interiori, anche i rumori del cuore, perché solo un'adesione profonda e interiore riesce ad avvicinare a Cristo. Ora, dicevo, questo è il primo elemento. Secondo elemento, il contesto calabrese. Sul contesto calabrese poche cose, anche perché credo che sia forse più interessante poi scendere ulteriormente nello specifico. Ovviamente io vi rinvio a due libri, a due testi, nei quali, per chi voglia approfondire il tema, c'è abbondante materiale. Uno dei due è edito dalla Rubettino ed è L'Europa in Calabria di Franco Mosino, del linguista e del glottologo. L'altro è un breve scritto di Adele Cilento, pubblicato nel 1995 nella rivista di storia calabrese, la rivista della Deputazione di Storia Pratica. La Calabria è una terra in cui le presenze cosiddette etniche, soprattutto a partire dal VII secolo, sono state costanti. Dal VII al IX secolo, ora non entro nelle disquisizioni storiche, nella diversità delle posizioni storiche in merito alla presenza dei greci in Calabria, però è un dato di fatto che tra VII e IX secolo le presenze greche in Calabria aumentano, e aumentano fortemente, aumentano perché probabilmente c'è chi scappa dalle invasioni arabe. E c'è chi scappa persino dalla Sicilia nel momento in cui la Sicilia comincia ad essere islamizzata e si rifugia in Calabria. Di questo abbiamo delle fonti fondamentali, non a caso, nelle vite dei santi, nella geografia italo-greca, nella geografia calabro-greca, che costituisce un documento di prima mano per capire come avvenga questa grecizzazione della Calabria. Ma non solo una grecizzazione, abbiamo slavi. Abbiamo presenze bulgare, abbiamo, seppure forse in misura ridotta e a macchie di leopardo, presenze ebraiche, abbiamo presenze arabe. Guardate, c'è un topos quasi della letteratura geografica medievale che è molto presente nelle vite dei santi italo-greci, penso in particolare alla vita di Sant'Elia e alla vita di San Nilo, ed è quella del diavolo in forma di etiope. Il diavolo in forma di etiope non è altro che la traduzione, noi oggi la definiremmo probabilmente razzistica, non è altro che la traduzione immaginifica della presenza araba in Calabria. Non a caso questo diavolo in forma di etiope appare con la sua presenza orrorifica ai santi nel momento in cui sono in meditazione e ingloba in sé, combina, fa quasi una crana tra i dati somatici degli arabi e i dati invece che la tradizione riferisce al diavolo. È dotato di ali, vola, è brutto, però in compenso è nero ovviamente, ed è appunto un dato che la dice lunga su questa interazione tra il mondo calabrese e il mondo venuto da fuori nel Medioevo. Un secondo elemento, anche qui brevissimo,
Vedete, noi abbiamo un testo importante, che non è un testo medievale, è un testo del 600, ma è un testo che riflette probabilmente percorsi di viaggio dell'età precedente. È il cosiddetto Mercurio Olivetano. Il Mercurio Olivetano è una guida che i monaci del Monte Oliveto in Toscana, pubblicata anonima, i monaci del Monte Oliveto in Toscana scrivono, producono, a vantaggio dei loro fratelli che compiono il viaggio lungo l'Italia. Partono dalla Toscana, attraversano Roma, entrano nel Regno di Napoli per arrivare in Sicilia. E vengono descritte, vengono enunciate le tappe calabresi di questo viaggio. Segue il viaggio da Napoli in Sicilia. Dalla Scalia si trova Cirella, Belvedere, Capo di Cetraro, Guardia, Longobardo, Foscaldo, Paola, Terra, San Lucido, Fiume Freddo, Belmonte, Capo di Corga, Castiglione, Sant'Eufemia, Maida, Il Pozzo, Bibbona, che ovviamente è Vibona, Briatico, Tropea Città. Poi da Tropea a Capo di Vaticani, che è ovviamente Capo Vaticano, da qui a Licotena città, da qui a Gioia, da qui a Palma Contrada, da qui a Bagnara Castello, da qui allo Sciglio e infine in Sicilia. Aggiungo, per chi avesse la curiosità di approfondire questi viaggi dei monaci olivetani, che poi il Mercurio Olivetano e ciascun luogo viene completato con una serie di note erudite che illustrano brevemente le caratteristiche del luogo. Quindi ecco, voglio dire che noi... Una guida del... ma è molto ampia, è curiosa perché viene elencato quasi minuziosamente, no? Questo, no, non quasi, vengono elencati minuziosamente questi percorsi. Ecco, io dico queste cose molto brevemente sulla Calabria per dire fondamentalmente come da una pluralità di fonti, fonti agiografiche, fonti periegetiche, eccetera, noi possiamo ricavare queste presenze calabresi in età medievale. Queste presenze calabresi noi le rileviamo, e su queste vorrei soffermarmi per illustrarvele un attimo, non ho fatto in tempo a preparare delle slide, ma insomma ve lo dico a voce, i viaggi dei primi Certosini. Come alcuni di voi o molti di voi sapranno, a partire dal 1091 la Calabria comincia a vivere un'esperienza nuova. Dicevamo prima del monachesimo calabro greco, di quello che viene spesso conosciuto come monachesimo basiliano. E da quando in Calabria si insediano i Normanni, per ragioni sulle quali non la faccio lunga, ma che sostanzialmente vedono un accordo tra i Normanni e il papato, le diocesi calabresi cominciano ad essere latinizzate. E aggiungo per dovere critico, che non tutti gli studiosi concordano su quest'idea che a partire dai Normanni le diocesi calabresi vengano latinizzate. Qualcuno, lo ha fatto per esempio Gianluca Potestà, preferisce usare il termine di romanizzate più che latinizzate, ma insomma non mi soffermo più di tanto su questa cosa. E vi dicevo, a questo processo di latinizzazione contribuiscono questi monaci che arrivano dalla Francia. Il primo è San Bruno. Sostanzialmente sulla scia di San Bruno ne arrivano tanti, e su quattro di questi viaggi mi vorrei soffermare un attimo. Il primo è appunto il viaggio di San Bruno, 1091. Il secondo è un viaggio mancato, il viaggio di Rodolfo il Verde, anch'egli francese. Il terzo è un viaggio non mancato, ma un viaggio senza ritorno, ed è quello di Landuino da Lucca. Il quarto è il viaggio di un anonimo, ma è un viaggio straordinario, perché è il viaggio di un giovane Rolliggero, poi proverò a dirvi di che cosa si tratta, che compie una sorta di viaggio circolare. Cominciamo dal primo viaggio, che è quello che fonda in qualche modo gli altri viaggi, il viaggio di San Bruno. San Bruno arriva in Calabria nel 1091, ma arriva in Calabria nel 1091 alla fine di un itinerario che gli fa attraversare l'Europa. Noi ecco, dobbiamo immaginare questa Europa davvero del Medioevo, letteralmente percorsa da pellegrini, santi e monaci. Cioè, voi pensate che San Bruno comincia il suo viaggio a Colonia, perché nasce a Colonia, rimane a Colonia fino all'età grossomodo di 14 anni,
Da Colonia si sposta a Reims per completare gli studi col ciclo superiore, perché a Colonia non c'era. Dopodiché a Reims acquisisce una serie di cariche e onori importanti, è magister in quella scuola cattedrale, a un certo punto diventa, lo chiameremmo in termini nostri attuali, rettore, in termini medievali è scolasticus, scolarc, è a capo di quella scuola cattedrale, se non che a un certo punto, anche qui non mi soffermo sulle ragioni di questo gesto, a un certo punto avverte l'esigenza di condurre vita eremitica. Abbandona Reims, prima si reca a Sèche-Fontaine dove c'è un gruppo di monaci eremiti, infine giunge nel Delfinato francese e in un luogo chiamato Santa Maria de Casalibus pone per così dire la prima pietra del monachesimo certosino. Qui aprirei una brevissima parentesi per dire una cosa. Se voi vedete un poco l'iconografia bruniana, anche se vi capita di andare a Roma, a Santa Maria degli Angeli, a San Pietro, dove ci sono famosi esemplari scultori di questa iconografia, voi vedrete San Bruno identificato come fondatore dei Certosini. La mia idea non è solo mia, per la verità, diciamo è una cosa che circola tra gli studiosi di queste cose, almeno a partire da un saggio di Raoul Manzelli. La mia idea è che San Bruno non sia il fondatore dei Certosini, che non lo sia stato, il fondatore dei Certosini era un altro, si chiama Guigo, San Bruno è quello che ha iniziato il movimento certosino, ma non colui che l'ha fondato. Non ha mai lasciato una regola, non ha lasciato sillogi normative, insomma non abbiamo nulla di ciò che solitamente si attribuisce a chi va a fondare un ordine. Sta di fatto che comunque in Francia, a Santa Maria de Casalibus, e dà inizio a questa fondazione monastica chiamata appunto dei Certosini perché il luogo è Cartusia, è Certosa. Rimane in Francia 6 anni, dopodiché al termine dei 6 anni viene richiamato in Italia da Urbano II a Roma. Viene richiamato da Urbano II a Roma, dal Papa Urbano II a Roma, perché Urbano era stato suo allievo a Reims, conosce le sue virtù, conosce le sue qualità, in un momento difficile per la Chiesa, dilaniata dalla lotta tra il Papa e l'Antipapa, chiama Bruno a Roma per farsi aiutare, come dice una cronaca medievale, negli affari ecclesiastici. Ma Bruno conosce l'ambiente della curia, lo vive, lo recepisce in maniera fortemente negativa. Questa cronaca medievale, la cronaca magister, raggiunge, ma non sopportando il tumulto e il modo di vivere della curia, chiede al Papa di riprendere la vita eremitica. Questa ripresa della vita eremitica la attua in Calabria. In questo modo Bruno arriva in quella che oggi è l'attuale Serra San Bruno, all'epoca Santa Maria della Torre, dà inizio alla sua seconda comunità, rimane in Calabria 10 anni, in Calabria scrive queste due importanti lettere, la lettera a Rodolfo il Verde e la lettera ai suoi figli di Certosa, che sono tra i pochissimi, insieme con un altro breve testo, testi certi attribuibili a San Bruno, in Calabria muore nel 1101. La presenza di Bruno, ed è questo il primo viaggio, un viaggio ovviamente che è un viaggio di andata che termina in Calabria perché Bruno qui muore. La presenza di Bruno, vedete, poi attrae intorno a sé una serie di altre figure che a Bruno sono collegate. Vi dicevo, il viaggio mancato di Rodolfo il Verde. Noi sappiamo chi sia Rodolfo il Verde proprio da una lettera di San Bruno, la lettera appunto indirizzata a Rodolfo il Verde, che era un suo amico di gioventù con il quale Bruno un certo giorno aveva fatto, lo dice lui nella lettera, insieme con lui, insieme a un tizio chiamato Fulcuio il Monocolo, Fulcuio il Guercio, avevano fatto voto, avevano promesso di abbandonare le gioie del secolo per abbracciare la vita monastica, e quella che prima definivamo fuga mundi. Se non che Rodolfo a un certo punto non si fa monaco. Quando Bruno arriva in Calabria, gli scrive questa lettera, e questa lettera è una esortazione indirizzata a Rodolfo per ricordargli la promessa mancata. Non gli ricorda soltanto la promessa mancata, ma prova a sollecitare Rodolfo a ricongiungersi a Bruno stesso e gli dice: io ardo dal desiderio di vederti, vorrei che la nostra promessa,
fatta un giorno, quella di abbandonare il secolo e di abbracciare la vita monastica, di indossare l'abito monastico, potesse finalmente realizzarsi. La cosa curiosa è che Bruno, per sollecitare questo arrivo di Rodolfo in Calabria, tira fuori a un certo punto l'argomento della devozione. Dice: sarebbe bello se tu venissi qua e noi dalla Calabria potessimo partire per andare a visitare le reliquie di San Nicola a Bari. Vedete, è un elemento importante questo. Le reliquie di San Nicola arrivano a Bari nel 1087. Questo è uno degli elementi, tra i tanti, che comprovano come la lettera a Rodolfo il Verde sia posteriore a quella data. È uno dei tanti elementi che comprovano come effettivamente il viaggio di Bruno da Roma verso la Calabria sia avvenuto nei primi anni 90. Non solo quello gli dice, ma aggiunge: ti prego, se vieni, porta con te, per darmela, per farmela leggere, la vita di San Remigio di Inchimaro di Reims, perché dalle nostre parti in Calabria non si riesce a trovare. Rodolfo non arriva mai, quindi noi abbiamo un duplice viaggio mancato. Il viaggio mancato di Rodolfo, ma anche il viaggio mancato di questo volume, La vita Remigi, appunto, di Inchimaro di Reims, che costituisce tuttavia in qualche modo forse il primo segno di quell'armarium, di quella biblioteca certosina che poi avrà grande splendore nei secoli successivi. Terzo elemento: il viaggio senza ritorno. Il viaggio senza ritorno dell'Anduino di Lucca. L'Anduino di Lucca è una figura importantissima, non solo del monachesimo certosino, ma del monachesimo medievale, che forse è stata studiata troppo poco, ma che si sta studiando abbastanza in questi ultimi anni. L'Anduino, vedete, capita in Calabria, perché quando Bruno va via dalla Francia, appunto in Francia gli succede l'Anduino. A un certo punto Bruno gli dice: guarda, ho bisogno di un contatto con i miei fratelli francesi che sono rimasti in Francia, vieni a trovarmi. L'Anduino giunge in Calabria e Bruno, non ve la leggo anche se l'avevo portata per leggere almeno un brano, gli consegna un breve testo, la lettera ai suoi figli di Certosa. La missione di L'Anduino è quella, giunto in Calabria, di prendere questo testo di Bruno, nel quale Bruno condensa alcune parti della sua spiritualità monastica, e la lettera in cui troviamo la vita monastica paragonata al porto, è la lettera in cui Bruno dice: solo coloro che hanno sperimentato la vita dell'eremo sanno quanta utilità e quanta gioia divina doni l'eremo stesso. È la lettera in cui Bruno paragona la scelta monastica alla divina filosofia, eccetera. Però sta di fatto che la missione che Bruno vuole assegnare all'Anduino è quella, con questa lettera, di ritornare in Francia e di impartire una sorta di istruzioni veloci ai confratelli rimasti lassù. L'Anduino non farà mai ritorno in Francia, perché sulla via del ritorno a Roma viene catturato dalle truppe dell'antipapa, dalle truppe di Clemente III e muore. Non arriva l'Anduino, non arriva la lettera che Bruno gli consegna. Quindi ancora una volta dei viaggi mancati o parzialmente mancati, delle lettere che partono e non arrivano, dei messaggi che dovrebbero avere teoricamente un destinatario, ma che il destinatario non conosce. Infine, il viaggio del Rolliggero. Ora, era consuetudine nel Medioevo, quando passava a miglior vita, quando aveva il proprio dies natalis, come si diceva, un personaggio eminente della Chiesa, del monachesimo, eccetera, che qualcuno partisse per fare il giro dei posti in cui questo personaggio eminente era stato, era vissuto, eccetera, per raccogliere brevi suffragi in sua memoria. È quello che accade dopo la morte di Bruno. Abbiamo detto, Bruno arriva in Calabria, con lui arriva l'Anduino, non arriva Rodolfo il Verde, arriva un ulteriore personaggio sul quale non mi soffermo, che si chiama Lanuino. Questo Rolliggero, e c'è da immaginarsi che si trattasse di un monaco giovane, ma ben in salute, parte da Santa Maria della Torre in Calabria. Quando voi leggete i titoli funebri,
cioè il testo in cui vengono raccolti questi 178 suffragi in memoria di Bruno, vi trovate, ci troviamo di fronte a una mappa dell'intera Europa. Cioè questo piccolo monaco, giovane monaco, che parte dalla Calabria, percorre tutta l'Italia, arriva in Francia, si spinge perfino in Inghilterra, passa dalla Germania e dopo questo percorso lunghissimo, che non sappiamo nemmeno quanto è durato, ritorna in Calabria. Cioè compie un vero e proprio viaggio circolare, perché il rotolo dei morti, il rotolo funebre, la pergamena sulla quale sono scritti i ricordi, i suffragi in memoria di San Bruno, deve tornare nel luogo nel quale San Bruno è morto per essere conservata. E c'è un'immagine tenera di questo povero tizio che nel penultimo suffragio, nel suffragio della chiesa di Santa Maria di Tropea, racconta la sua avventura col rotolo e dice: io ora faccio finalmente ritorno in Calabria carico del peso del rotolo. Cioè voi dovete immaginare letteralmente questa pergamena arrotolata con 178 suffragi e sto poverino che se la trascina in giro tra Italia, Francia, Inghilterra, Germania, eccetera, per fare ritorno infine in Calabria. Ecco, come vedete, ci siamo trovati di fronte a presenze importanti, a viaggi motivati, vedete, alla fine. Intanto ripeto, dall'idea che il cristiano sia un essere, ma motivati in questo caso dall'idea, dalla spinta della fuga del mondo. Vedete, a questi viaggi era completamente estranea la componente missionaria. Né Bruno, né Lanuino, né Landuino, né Rodolfo il Verde, qualora fosse voluto venire in Calabria, avevano in mente di andare a convertire gli altri, avevano in mente di costruire una forma di vita nella quale tra fratelli, tra confratelli, elevare il proprio spirito. Il viaggio missionario è quello invece che compiono i gesuiti. Ed è quello che compiono i gesuiti nel Cinquecento, a partire dal Cinquecento, nel clima della Controriforma. Perché questi viaggi gesuitici sono importanti? Vedete, a partire dai viaggi gesuiti viene fuori e comincia a venire fuori, ma ovviamente non è, mancano 2 minuti per i 40, quindi sto per finire, e non è questa la sede per affrontare il tema, ma insomma è stato affrontato tante volte, perché a partire da questi viaggi dei missionari gesuiti che vengono a convertire le popolazioni selvagge dell'Italia meridionale, comincia a costruirsi un topos che è quello dell'inferiorità dei meridionali. Il topos dell'inferiorità dei meridionali viene costruito grazie a un'immagine che noi troviamo nelle lettere che alcuni di questi religiosi gesuiti scrivono verso la casa madre, cioè l'idea che la Calabria e il Meridione siano delle Indie interne. Vengono definite le Indie di quaggiù. I calabresi vengono definiti uomini tutti del bosco. Ve ne leggo un brano brevissimo. I calabresi e i meridionali. Giovanni Savier, appunto, in una lettera che manda a Madrid da Cosenza, scrive: «E la gente, tanto assuefatta al male, sono tanto licenziosi, superbi, senza giustizia e governo, come se fossero tutti del bosco. Degli preti non voglio parlare, basterà che a bocca potremo dare occasione ai nostri fratelli di venire in questa India». Cioè la Calabria diventa India, l'Italia meridionale viene trasformata in India di quaggiù, contrapposte alle Indie autentiche che erano state scoperte da Colombo, perché il parallelismo si fonda su questo. Se Colombo scopre i selvaggi nelle Americhe o nelle Indie orientali, così come erano definite all'epoca, i gesuiti scoprono le Indie interne, le Indie di quaggiù, e scoprono i fieri selvaggi calabresi,
da acculturare, da civilizzare, ma da acculturare e da civilizzare proprio perché inferiore. Vedete, in qualche modo, sebbene con uno spirito diverso, alla fine ci ricongiungiamo all'inizio. Noi eravamo partiti da questi viaggi reali, parlando del viaggio missionario di San Paolo. I viaggi di San Paolo erano viaggi appunto indirizzati all'evangelizzazione delle terre del Medio Oriente. I viaggi dei gesuiti sono anch'essi indirizzati all'evangelizzazione, ma dei selvaggi meridionali, che per la verità il cristianesimo lo avevano conosciuto, ma a giudizio dei gesuiti forse non abbastanza. E qui mi fermo.